Assessore, finalmente il suo nome, diciamo, è comparso fino a sotto Toto, assessore, tutto quanto. Adesso lei ha una delega importantissima che è quella sull'ambiente. Quali sono le priorità in Abruzzo a partire già da quest'estate? Sul discorso ambientale stiamo in questi giorni facendo un po' il riassunto di ciò che è lo stato dell'arte, la situazione in essere, e per cui su tutti i temi di evidenza stagionale, come dire, come la balneazione, gli aspetti legati alla tutela e alla salvaguardia del territorio, anche e non solo, ma a fini turistici. Siamo pienamente attivi. Abbiamo anche delle incombenze, come dire, di natura amministrativa, di una certa rilevanza, come la redazione delle osservazioni al procedimento via ministeriale nazionale di Ombrina Mare. Anzi, al riguardo preannuncio che nella giornata di domani ci saranno due tavoli, uno tecnico e uno politico, proprio finalizzati alla raccolta di contributi e documentazioni valide e atte a che la Regione possa nel complesso svolgere appieno questa attività di coordinamento e procedere verso diciamo, nei confronti di questa procedura, a dire la sua, che la posizione della Regione è. Credo che sia abbastanza chiaro, il Presidente l'ha già ripetuta. Dice, da parte del governo pare che invece si voglia andare verso. Cioè, qual è la posizione del governo, insomma? Governo, tra virgolette, amico. La posizione del governo è, credo che sia chiara, che quella di procedere, insomma, cioè siamo arrivati in quella che i tifosi di calcio definirebbero zona Cesarini. Insomma, noi stiamo dicendo la nostra su una fase finale di una procedura di via nazionale che ci vede come membri di commissione e quindi come uno dei tanti soggetti che possono e debbono esprimere le proprie osservazioni. Noi abbiamo osservazioni molto critiche da fare sull'intera questione. Ovviamente sono in questa fase noi dovremmo, a norma di legge, limitarci alle osservazioni di natura tecnica, ma credo che non Ma la faremo Regione sicuramente. come potrebbe impedire poi eventualmente una decisione in tal senso del governo? Beh, attualmente non è una cosa che dipende solo dalla Regione. La strada ci sarebbe, e sarebbe anche abbastanza immediata, quella di costituire subito il Parco Nazionale della Costa Teatina, per cui noi saremmo come Regione prontissimi per esperienze acquisite, per conoscenze dello stato dei luoghi. Il Ministero dovrebbe accelerare un po' i tempi, però so che su questo si sta lavorando. Se il governo è favorevole a Ombrina Mare, perché dovrebbe essere poi favorevole al parco della Costa Teatina? Lo faccio un po'. Questo me lo chiedo anch'io, però è vero che questa attività dell'Ombria Mare 2 viene fuori da un decreto che ha rimescolato un po' le carte in tavola, e credo che l'attuale governo comunque possa dire qualcosa di diverso dal precedente.